It Makes Me Wonder è un'installazione site-specific all'interno di Palazzo Cavizzuchi e quindi all'interno dell'ex biblioteca del palazzo. È un grande collage che fondamentalmente rappresenta animali fantastici che dialoga con una vegetazione formata diciamo, da più elementi floreali che è costituita da ossa animali. Questa compenetrazione tra le due opere, che vivono un po' un aspetto distopico di essere animali rappresentati dalla vegetazione, quindi dalla carta, dalla cellulosa, e invece vegetazione rappresentata da animali. Figure precedentemente usate per la divulgazione attraverso atlanti zoologici, ingrandite in una proporzione, diciamo, inversa. Non c'è più l'uomo che si china a leggere un libro, ma queste figure che lo sovrastano e lo circondano in ambiente immersivo. Bones Flower fondamentalmente è un'installazione che racchiude un periodo di lavorazione delle ossa animali in versione, diciamo, floreale, anche se poi uso le ossa animali per fare anche delle sculture in tega differenti. L'idea in realtà nasce dal fatto che fondamentalmente la natura ha un aspetto circolare e molto spesso non devo fare più di tanto per trasformare un osso in un fiore. Mi diverto molto perché mi piace anche appunto molto pensare che questi fiori sono dei fiori che vivranno, cioè che vivono per sempre, nonostante siano costituiti da un materiale che noi consideriamo non vivente. Penso di mettere la mia arte in una posizione rispetto alle tematiche sociali sempre in maniera attiva. Non perdo mai occasione appunto di avere uno sguardo. Beh, critico non nel senso cattivo del termine, ma comunque sia indagatorio su quello che è il contemporaneo. Per cui ci sono molti elementi che sottolineano l'artificialità e comunque l'intervento dell'uomo. Cioè, il primo su tutti è questa cosa che comunque sono animali disegnati prima dell'avvento della fotografia. Sono antiche illustrazioni di metà 800, riportate appunto in una dimensione naturale. Il trait d'union tra tutti gli animali è questo fucsia, che è un colore metropolitano, è un colore proprio che rappresenta l'intervento dell'uomo, e in questo caso rappresenta il mio intervento su queste grandi collage. La trasformazione delle ossa, diciamo, questo aspetto così, un po' questo ossimoro di cui parlavo prima rispetto al fatto che sono fiori che poi non sono destinati a morire. Poi ci sono alcune trasformazioni, diciamo, fantastiche, e per esempio c'è anche un richiamo a un Goya, a un'immagine di Goya riportata alla sua grandezza naturale, proprio anche per sottolineare da quanto tempo probabilmente l'uomo immagina cose e le trasforma secondo quelle che sono le sue anche preoccupazioni, paure o fantasie.